No, non è mia proprio. Non ce n'è per nessun motivo di castagne. Trovare una cassetta di marroni per cucinare le caldarroste quest'anno è davvero un'impresa. A maggior ragione se si è in cerca di castagne made in Como o semplicemente italiane. Tutta colpa del cinipide, la vespa arrivata dalla Cina, che negli ultimi 10 anni ha fatto crollare la produzione di marroni in Italia. Insomma, i giorni dell'abbondanza sono finiti. Sì, c'è un problema che praticamente sono tutte ammalate e il prodotto italiano ha delle grosse problematiche. Roba nazionale ce n'è pochissima e anche in quella nazionale, pur essendo trattata e lavorata, c'è dentro anche parecchia roba che non va bene. Quindi dobbiamo andare sull'estero, quindi roba Grecia e Spagna. Il cinipide infatti provoca la formazione di galle che deturpano le foglie e gli organi floreali e compromettono lo sviluppo dei germogli intaccati. È un danno incredibile quello provocato da queste vespe, spiega Fortunato Trezzi, presidente della Coldiretti Como Lecco. Basta concedersi una passeggiata nei boschi, aggiunge Trezzi, per vedere come non ci sia più traccia di castagne. E anche sui banchi dei fruttivendoli cittadini sta diventando sempre più difficile trovare cestini di castagne, soprattutto italiane, con prezzi che oscillano fra i 5 e gli 8 euro al chilo. Sì, e purtroppo nel mercato di castagne italiane non ce n'è. C'è un po' di roba che arriva dalla Spagna, ma sono pochissime e i prezzi quindi saranno molto alti. Calcola che magari su 10 quintali adesso ne abbiamo 3. Cioè, questa è la proporzione. Diciamo che i prezzi sono molto lievitati dovuti al fatto che il prodotto italiano viene a costare molto. E quindi c'è meno prodotto e di conseguenza si ripercuote sul mercato, i prezzi sono molto più alti.